in apertura di Giornale Radio della campagna Mi illumino di meno, alla quale ha aderito l'Università degli Studi di Salerno. E felici di questa iniziativa anche noi di Unisound, perché abbiamo avuto ospiti durante la trasmissione della professoressa Beatrice Benocci, i due fondatori di Caterpillar, che sono anche diciamo fondatori di questa iniziativa. Abbiamo con noi in studio il professor Lucio Ippolito. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, volevamo chiederla, professore, da che cosa parte, diciamo, l'interesse dell'Università di Salerno rispetto a questa campagna? Beh, l'interesse parte dal fatto che non solo siamo una realtà ormai nazionale sulla ricerca e sulle attività di accoglienza degli studenti, ma siamo anche una realtà, un campus sicuramente primo tra i primi in Italia ad avere un livello di autosufficienza energetica importante, visto che da alcuni anni abbiamo messo al centro dei nostri piani di sviluppo quello che è la riduzione degli impatti climalteranti da attività che noi svolgiamo qui all'interno. E da un anno circa abbiamo anche attivato quello che è il canale delle politiche di sostenibilità, per cui avendo aderito al manifesto ONU delle Nazioni Unite per la riduzione degli impatti climalteranti, è naturale il nostro interesse in questa campagna. Buongiorno anche da Ludovica Ferraro. Salve professore, è un piacere averla qui con noi. Siamo molto interessati a questa campagna Mi illumino di meno. Ecco, si parli un po' dell'iniziativa e di qual è l'obiettivo a cui mira tale campagna a cui è aderito la nostra università. Beh, l'iniziativa ormai possiamo dire storica, perché già da alcuni anni si tiene, celebra il 13 febbraio, che è la sottoscrizione del patto di Kyoto, e ovviamente è una iniziativa che intende promuovere presso le scuole, gli enti, presso soprattutto i luoghi dove vi sono giovani, quello che è la cultura del risparmio energetico, della razionalizzazione dei consumi energetici. Quindi un luogo più indicato che l'università penso non ci possa essere. E dunque, come è possibile nella vita di tutti i giorni, come dire, risparmiare, partecipare a questa campagna, la campagna Mi illumino di meno? Bene, con i nostri comportamenti, fin dal mattino, riducendo i nostri consumi di acqua, magari semplicemente chiudendo il rubinetto quando ci si lava i denti, oppure spegnendo le luci uscendo di casa. Quei buoni consigli che la mamma ci ha sempre dato. Esatto, sin da bambini. E che poi magari molto spesso dimentichiamo di attuare.